Destiny 2, la regina dei sussurri, the king of the sussurs. Beh, non so se si dice sussurs, però faceva figo. Ciao ragazzi, un altro bel video su il nostro Grand Destiny. Allora, stiamo andando avanti con tutti i DLC. La regina dei sussurri, la regina dei sussurrozzi. Andiamo con il Titanux, Titanux Prime. Adesso, ottieni i punti grado 0. Mi sento molto generoso, che dici alzarsi un po' la posta in gioco, Ramingo? Per un breve periodo ottieni i punti grado di azzardo aggiuntivi. Ci sta. Nelle più fronde delle cose sopra, Oryx, stinge. Raduna la tua squadra, infiltrati nel nascondiglio del re dei corrotti. Gratis per tutti i giocatori. La caduta di un re. Bella. Bella lì. Tranne contro i pirati delle feroci. Sistema solare. Squadra 1-6. Matchmaking. 1-5-20. Forse è meglio qualcosa di un po' più tranquillo, un po' più easy. Questo che cos'è? Luna, operazione Mida, impresa, sali a bordo del 1350, ci sta. Completa l'impresa storica, ombre del profondo. I giocatori non hanno accesso a questa attività. Bello. Allora, ombre del profondo. Il problema reale di questo gioco è che è un casino. E che cosa vuole questa qui dell'hangar? Aggiungi l'hangar gestito da Amanda, non so. Un motore ben oliato. Vabbè, andiamo all'hangar, dai. Andiamo all'hangarino. Vi piace la mia nuova nave? L'ho comprata sparando un sacco di cabal. Carina, carina. Ragazzi, quante ore passavo a vedere queste immagini qui sulla PlayStation 4. Agli inizi c'erano tempi di attesa lunghissimi, lunghissimi. Invece adesso è molto molto più easy e breve. Allora, andiamo prima di tutto a vedere qui che cosa c'è. Tipo, che cos'è questo? Wow. Cos'è questo? Brutto rumore, molto brutto. Nuova impresa. Ammazza draghi. La regina chiama. Sinfonia di notte. Un sacco di... questo? Seguire la campagna oltre la luce. Imprese. Con gli articoli dell'Everversum vogliamo migliorare lo stile di vita dei guardiani. Wow, raga. Non avevo neanche riscattato i bigliettazzi. Vabbè, questo bisogna sbloccare subito l'arma esotica comprando l'espansione. Io l'espansione la compro sicuramente. Vabbè. Oltre la luce, nuova impresa. Ok. Allora andiamo un attimo dalla tipa. Qui ho dimenticato qualcosa. Verifico subito. No. Allora andiamo un attimo dalla tipa. Du, 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 du.
Allora, vi devo dire la verità, con il mio amico Kevin, grandissimo Kevin, abbiamo fatto un'impresa, un boss, che era in una stanza giù in basso e vi dico la verità, mi ha tirato un po' Scommetto il mio scemo, falco che appartiene al... Ecco a perché te. c'erano luci veramente alte. Prime Gaming, Adesso Adria! sono gelosa. Ho Buona ripulita, grande appena Prime finito di lavorare, ci sono. Gaming. Sai, Una bella faticoso. nave. Una bella nave. Questo che cos'è? Un pezzo più unico che raro. Che bello. Magnetismo, grazie, grazie Prime Gaming. Prime Gaming, figata, figo figata. Allora, vediamo un attimo. Vabbè, comunque me l'ha data 3,77, eh. Bere qualcosa in città. Fardello Insomma, di tu sì che sai sceglierti le cose, Izanagi, però le non cose è buone niente vanno male. E qui cosa? sì, Adria! così ci si fa. Bella! Vabbè, possiamo provare, E se eh. provassimo la Tanto. via di due mappe? O se li lasciassimo prendere il viaggiatore? Cinque. 85. Cielo, non vedi le Sì, guarnizioni avevo di quattro fatto le passi? imprese con Kevin e mi ha dato roba figa. Un attimo, che cosa mi ha dato? Questo che com'è? Insomma, vabbè, ci sta. Allora, veicolo. Tutti qui, Vediamo un avanti. attimo. Non ci credo. Gaia te l'ha inviato una specifica comanda. Normale, eh. Penso che cerchiamo che E questo esperimento questo? sia importante. Sto E disattivando. l'astronave? Questa? Vediamola. Ancora. Taglio da qualità. Non può essere così. Vabbè, era quella che già avevo, Sta figa. in decadimento costante. Allora, Forse dovrà altri 20 anni. come nessuna impresa da Bere qualcosa in seguire. città. Insomma, tutti qui, Tu avanti. sì che Sai sei sceglierti la compagnia, Oliver. Ebbene. Che cos'è sta roba qua? Va da una parte all'altra della cittadella? Davvero? Hanno fatto tipo il vai di qua e di là? Allora ragazzi, io ci giocavo parecchio tempo fa poi. Eh sì, che figata! Hanno fatto da una parte all'altra. Così non c'è da sbattersi tantissimo. Ci sta. Salve. Ci sta, ci sta. Questo non ce l'ho. Queste sono le taglie. Vabbè, ciao, L'armeria ciao, Nera ciao, ti ciao. ringrazia. Ciao, 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 ciao. Allora. Ok. La nuova Kel. Andiamo, Ciccio, Riccio. La nuova Kel. In duale. Storico. I guardiani. Allora. Oh, non mi ricordo neanche più come si fa a tornare in orbita. Europa? Forse è qua. Che sia un Eh errore. sì. Senza le forge. No.
non devo Vai. Disperare. Fight. Eccola qua, eccola qua. Bellissimo sto gioco. No, è un'altra. Mi aveva fatto vedere quella lì. Invece è bella, è carina. È piccolina, un po' rotta. Bella, bella, mi piace, mi piace. Mi piace, grazie Prime Gaming. Mi raccomando di seguirmi anche su Twitch, ragazzi. Su Twitch, dove faccio le live e tante tante belle live. Ore 21 tutti i giorni. Però seguite la programmazione, perché a volte magari sposto le serate, cambio giochi o insomma, c'è una programmazione. Anche. Seguite su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Discord. Lascio tutti i link in descrizione. Allora. Aspetta che mi sa che è già qua. Gli scenari, amici miei, sono sempre spettacolari, eh. Allora. Andiamo. Oltre la luce. E pensare che l'ho comprato tanti mesi fa e non l'ho mai fatto. Incredibile. Ah. Varix, il potere che Eramis ha usato per intrappolarti era... Oscurità. Sì, la chiamiamo Stasi. Potere opposto alla vostra luce, fornito dalla piramide. Ha deviato Eramis. Europa doveva essere un paradiso per gli Elixni, ma la Stasi l'ha corrotta. E con essa l'ossessione è diventata opportunità di dotare gli Elixni di questo potente dono oscuro. Se Eramis non viene fermata, radunerà un'armata capace di spazzare via la luce una volta per tutte. Me lo ricordo, l'opzionale. Lo portiamo. Bello. Non prendere questo. Fico. Ma quindi vuoi dire che mi è dato di lusso l'opzionale che l'ho fatto proprio? Sì. Bella lì. Aspetta, aspetta, aspetta. No. No, allora no, mi sa che non era l'evento. Non so, mi ha dato un bottino
è una cosa, mi sembra di non aver fatto tantissimo, quindi... Aia cazzarola, che è? Okay. Ci sto. Vai! No, qua non si può andare, è una caverna chiusa. Chiusa. Quindi... Vabbè, finché c'ho questo coso qua, perché non sfruttarlo? Li seguiamo tutti. Come? Questo è ciò che resta del Vespro, la colonia di Europa fondata da Clovis Bray, creata per ospitare chi giungesse a costruire Exo e a diventare. Fino al nostro arrivo, Eramis ha scoperto molte cose, tutte molto pericolose. Allora dovremmo sottrargliele. Europa, bellissimo sto mondo. Beh, io non me lo ricordo, c'era anche una volta, raga, cioè sinceramente... Non si vede nulla. Dai, venite. Ah, vieni giù. Oh, ok. Ok. Devo caricare il pad. Incredibile, morire in 1 million second floor, grande jump. Vabbè, perché c'erano quelli che esplodevano. Bellissimo, bellissimo che fa. Come morire in un second. Bello, eh?
è un po' lentino. Bello. Quella cupola è là che vivi. Un baluardo di speranza per gli elixni rimasti, ma anche il simbolo del tradimento di Erades ai danni di Varix. Mi piace questo cucinotto, mi piace. Colpo singolo. Bello. Cacchio. Bello. Ah. Pure a sparare. Cacchio. Qui sono esplosivi. Trova e ferma e rami. Yeah.
Aia! Oh. Cos'è che gli ho lanciato? Ma no, ma dai, ma no! Cos'è che mi ha lanciato? Stupidone, stupidone! Fortuna riprende da qua. Ma forse è l'inizio qua. Oh porca miseria. Ma sì, è l'inizio. Quella qua. Cupola. È là che vivi. Un baluardo di speranza per gli elixir rimasti. Ma anche il simbolo del tradimento di Erames ai danni di Varex. Adesso devo stare attento che a quel punto là mi sparano le bombe. Sì, è l'inizio. Ma andiamo 1410, interessante. Uh, 1404, anche se mi fa un po' schifo questo Adria, non è male. Lanciarazzi. Vabbè, mi trovo bene. Anche se sono morto. Caspita. Ah, ecco cos'era. Ah, erano le bombette qua.
ma dai, fatto fuori dalle bombette, ma questo è oltre la nuova Kiel, trova e ferma Eramis. Disattiviamo lo schido. La sento di nuovo. L'energia che sentivo prima. Forse era Eramis mentre usava la stasi. Quando esplodono un po' meno, quando esplodono su di te. La scia di oscurità lasciata da Eramis conduce oltre quella porta, ma è chiusa con la stasi. Sì, passare è impossibile. Allora troveremo una via alternativa. Siete tutti qui per lo stesso motivo, il desiderio di libertà. Eramis è vicina, ora è nostra. Accesso a Neo Ris, Europa. Bello. Catene. Catene. Per secoli ci hanno vincolato. Eravamo servi della cosiddetta grande macchina. Abbiamo perfino costruito idoli a sua immagine. Siamo divenuti burattini dei nostri stessi congegni. Ma adesso è finita. Ah! Oggi è arrivato il momento di spezzare, di liberarci da quelle catene! Ah! Orca! Questo potere è un dono! E col tempo lo condividerò con tutti voi! Felax! Sorgeremo di nuovo! Questo è il nostro futuro! I nostri nemici nulla potranno contro questo potere! La grande macchina finalmente conoscerà il nostro dolore! I nemici sono dunque giunti, bramosi di metterci alla prova. Non facciamoli aspettare. Oh no, non questo. Lo sento, è troppo potente. Eramis ha iniziato a trasmettere la stasi al suo esercito. Ai. Mi stavano fregando. Ora. Chiamo lì per nave. Andiamo. Boom, bel pugno in faccia. Non avevo capito che arrivavano da lì. Incredibile. Ah, fuggi. Perché abbiamo visto troppo. Continua a muoverti. Aia. È grosso. Allora.
Cacchio, mi lancia un potere assurdo. Oh 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 oh, raga, fate un po' esagerato. Nuovo obiettivo, fuggi. Non mi dice di sparargli, mi dice di fuggire, quindi vuol dire che non riesco a farlo. Ah, ok. Dominano davvero l'oscurità i caduti. Male, molto male. L'ipernave è qui, a sinistra. Là, oltre il barco. Andiamo. Te lo so. Te lo parti. Via. Oltre la luce, capitolo 1. E vai. Oltre la luce, capitolo 1. E adesso c'è l'altra parte della missione, ma la continueremo sicuramente nel prossimo video, perché abbiamo già raggiunto il limitozzo di... chi è questo? Varix credeva che Eramis desiderasse una nuova vita per gli Elixni, ma questi poteri oscuri l'hanno corrotta. Così sono scappato. E per lei ora sono un traditore. Sì. Altri sono fuggiti, quelli come me che ancora venerano la grande macchina. Si nascondono. Non li abbandonerò. Senza il nostro aiuto diventeranno vittime della sua guerra. Ma forse possiamo ancora salvarli. Ci sta. Confusione. Speriamo che una mitraglietta, eh. Va bene, raga, allora la prossima continuiamo ancora la missione da qua. Voglio solo vedere la mitraglietta che mi ha dato. Un bel 1408. Che cosa mi ha dato? 1407, lanciarazzi. Allora, questo è molto bello, però. 1707. Non è mica niente male, 1400. Sì. 1403, raga. Bella lì. Bella lì. Allora, amici, ci vediamo, dai. Finiamo il quanta roba, ragazzi. Tutta roba. Bellissimo, quanta roba, raga. Lancia Polaris, l'Adria, ho anche questo. Che cos'è? Bello. Credo di aver fatto una stronzata. Vabbè.
quindi buonanotte a tutti. Perché vabbè, quando ho fatto il video è notte, quindi buonanotte a tutti. Ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando di seguirmi sui social, su Twitter e su YouTube. Ciao amici, la regina dei sussurri, Destiny, Marco Drums Games. Ciao, mitici.